spazio, visto che questa è la nostra città e nonostante tutta la repressione subita nel corso degli anni proprio dall'osservatorio, siamo ancora attivi e forza trainante della nostra tifoseria, sia in casa che in trasferta. Approfittando dei presenti per esprimere il nostro pensiero su alcune tematiche che ci stanno a cuore, vorremmo farlo senza essere interrotti, con l'unico scopo di esprimere quello che pensiamo su tutto quello che ruota intorno al problema calcio. Partiamo dalla fine riportando una frase che ha fatto il giro di tutte le testate giornalistiche italiane, sportive e non. Penso che la tessera del tifoso abbia fatto il suo tempo. Negli ultimi anni, salvo una leggera, recente inversione di tendenza, c'è stato un sensibile decremento delle presenze negli stadi. Occorre rivisitare completamente i rapporti tra calcio e tifosi. In questi termini netti e definitivi si è espresso il presidente del CONI Giovanni Malagò in un'intervista concessa all'inizio del 2014 al mensile della Polizia di Stato. Un'assonante bocciatura, una quasi totale sconfessione della linea imposta dal ministro degli interni Roberto Maroni nella seconda metà del 2009 e introdotta nella stagione 2010-2011. Il problema, sempre secondo Malagò, è che per colpa di poche persone ci sia una forte penalizzazione in termini di complessità procedurali e burocratiche a danno di un'intera comunità. Concetto ribadito settimane fa, quando il capo dello sport italiano manifestò tutto il suo sdegno alla notizia che a Bergamo era stato negato l'accesso allo stadio a due bambini perché sprovvisti della tessera, in possesso invece del loro babbo che li accompagnava. L'uccisione dell'ispettore Filippo Raciti durante gli scontri in occasione del derby Catania-Palermo del 2 febbraio 2007 segnò l'inizio del non ritorno per il mondo ultras, episodio che al di là della sentenza emessa lascia forti dubbi sulle dinamiche della morte stessa. E per informazioni su questo caso vi invitiamo a leggere il libro Il caso speciale. Ci furono inasprimenti di leggi e pene, fino a poi arrivare a pensare che con una tesserina si volesse provare a isolare i violenti e a far tornare le famiglie nelle arene calcistiche italiane. Gli stadi, si disse all'epoca, si sarebbero di nuovo riempiti dopo anni di male. I dati hanno da subito smentito Maroni e il suo entourage. Basta prendere i dati della stagione senza tessera. La stagione 2009-2010, dove l'affluenza totale in Serie A fu di circa 9 milioni e 200 mila spettatori, con una media per match di 25.570 unità. Mentre la stagione 2010-2011 si è scesi a 8 milioni e 400 mila, per un dato a partita di 24.655 tifosi. E poi via via sempre peggio. Siamo ben lontani dai livelli dell'età dell'oro del calcio italiano. Se ci spostiamo in Serie B le cose vanno ancora peggio. 5.000 spettatori a partita sono veramente pochini e parliamo ancora di 2010-2011. Ad oggi sono ancora meno. Tornando al 2007, dopo la morte di Raciti fu introdotto il decreto Amato. Furono vietati striscioni, megafoni, tamburi e bandiere, come se fossero la causa di incidenti, ma con il risultato di rendere scettici gli stadi italiani. Il tifo è anche spettacolo, è una partita dove non sia possibile esprimere passione e competizione diventa qualcosa di inguardabile. Cavalcando l'onda di un episodio con la scusante di reprimere per portare famiglia allo stadio, si imputò l'eliminazione dei gruppi ultras per fare in modo di eliminare tutti questi fenomeni di aggregazione giovanile che andavano contro il sistema. Fu introdotto il biglietto nominale. Si incominciò a vietare le prime trasferte, riversando la responsabilità personale su quella collettiva. Un principio oggettivamente ingiusto, e questo sì in maniera discrezionale, e a volte incomprensibile come nei casi delle trasferte vietate e tifoserie gemellate. E qui la domanda sorge spontanea. Sono divieti preventivi o punitivi? Non bastava tutto questo? No, perché ancora c'era che al sistema non si spiegava e come si pensava di spiegare che c'erano dei giovani
che nonostante tutto continuavano a pensare con la propria testa che resistevano e lottavano? No, troppo difficile da spiegare, meglio aumentare la repressione. Così il signor Maroni introdusse la già citata tessera del tifoso. Trovando così il modo di poter applicare il famoso e contestato articolo 9 del decreto Amato, poi esteso a tutti i titoli di accesso allo stadio tramite la questura online. Per chi non lo sapesse, l'articolo 9 prevede il divieto di emettere e o vendere i titoli di accesso agli stadi a tutti quei soggetti che, anche in passato, siano stati destinatari di un DASPO e che hanno anche in passato avuto una condanna per reati da stadio, anche con sentenza non definitiva. Per chi avesse un minimo di coscienza in materia giuridica o semplicemente un po' di buonsenso, capirebbe quanto contraddittorio e contro i principi della Costituzione italiana sia tale articolo. Sorridiamo talvolta davanti a certi benpensanti che ancora considerano gli stati luoghi di nessuno dove non esiste uno Stato. Ricordiamo i presenti e ai signori che comandano il calcio che oggi la categoria dell'Ultras è l'unica che subisce privazioni a libertà individuale. Prima di un regolare processo, DASPO e obbligo di firma, è una delle poche categorie dove l'arresto in flagranza di reato dura 48 ore. È l'unica che alla fine del processo, in caso di condanna, può ricevere un altro provvedimento di DASPO, magari anche se è già stato scontato. È l'unica che per entrare in un luogo pubblico deve avere il visto della questura, biglietto nominale. È l'unica che può essere punita per esprimere il proprio pensiero. E ci fermiamo qui. Ecco, cari signori, con la testa la pensavate di allontanare l'Ultras dagli stadi. Invece avete ottenuto l'effetto contrario, perché negli stadi le famiglie, la fascia media, chi decideva la domenica mattina in base al tempo, ecco, questi li avete persi tutti. Come pensate che un padre di famiglia, per vedere una partita la domenica, magari con i figli, deve fare una tessera, magari apparentemente a un circuito bancario? Domande sopra domande, acquisto del biglietto prima. Ma veramente pensavate che la gente fosse così imbecille? Avete creato un organo come l'osservatorio, dove i tavoli di segnacco rappresentanti di autogrill, ma che c'entra con l'ordine pubblico? Ma vi siete mai resi conto che con la grandissima maggioranza degli incidenti scoppiano nelle vie limitrofe negli stadi? E a che serve la tessera? A che serve il biglietto nominale? O oggi ci vorrete far credere che lo Stato italiano non è in grado di gestire l'ordine pubblico? E allora meglio non far andare la gente per niente perché si elimina il problema a fonte? Vi siete mai fatti una domanda molto semplice su dove sia arrivato il calcio oggi? Vi siete mai resi conto che voi signori qui presenti siete ostaggio delle televisioni a pagamento?